Ciao, eccoci qui e oggi voglio parlarti della centrale termica di una pompa di calore. Anzi no, oggi, visto che mi chiedete tante volte come integrare la VMC, la ventilazione meccanica controllata, con la pompa di calore, ti mostro in cantiere effettivamente i componenti necessari per far funzionare la pompa di calore con la VMC. E lo faremo insieme ad Alessio che ha costruito questo impianto dettaglio per dettaglio come fare. Se non l'hai ancora fatto e vuoi scoprire di più il mondo delle pompe di calore, iscriviti al mio canale e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, eccoci qui e siamo in Val Tiberina, Toscana, precisamente a Sansepolcro. Io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche, come questa qui, dove mi trovo adesso. Oggi però non voglio focalizzarmi sulla centrale termica, quindi su come viene costruita una sala termica per la pompa di calore, ma voglio mostrarti, proprio farti toccare con mano, come integrare la pompa di calore con la VMC, con la ventilazione meccanica controllata. Questa è la parte normale di centrale termica, dove abbiamo il modulo idronico, quindi la parte interna della pompa di calore. Abbiamo gli accumuli, l'accumulo sanitario, quindi dove l'acqua sanitaria per le docce, per i lavabi, per i rubinetti. Abbiamo l'accumulo di acqua tecnica, quindi l'acqua da riscaldamento che puoi utilizzare nell'impianto a pavimento piuttosto che nei radiatori. E qui abbiamo i classici moduli di rilancio, ovvero le pompe che fanno girare l'acqua nell'impianto. Ecco, siamo in una casa appena ristrutturata, l'impianto a pavimento, ma abbiamo tre moduli di rilancio, cioè tre pompe, due che lavorano sull'impianto a pavimento e una dedicata esclusivamente alla VMC, cioè alla ventilazione meccanica controllata. Questa pompa, quindi questo circolatore, preleva l'acqua tecnica che viene prodotta dalla pompa di calore, quindi acqua di riscaldamento, non quella da bere, per poi portarla in una batteria. Ma ti faccio raccontare da Alessio e ti facciamo vedere come è stato realizzato l'impianto di VMC e come questo si integra con il circolatore e con l'accumulo tecnico riscaldato o raffrescato dalla pompa di calore. Eccoci qui allora con Alessio che ha realizzato l'impianto. Qui stiamo parlando di ventilazione meccanica controllata, come integrarla con la pompa di calore. Questo è uno dei componenti della ventilazione meccanica. Vedo diversi tubi, ma sai cosa? Lascio parlare Alessio, lascio la parola a lui e che ci racconta l'impianto. Grazie Samuele. Eccoci qua. Qui ci troviamo nel punto nevralgico dell'impianto per il trattamento aria di questa abitazione. Stiamo parlando di aria meccanica controllata centralizzata. Centralizzata perché già la parola stessa specifica la tipologia di impianto. Abbiamo tutte le bocchette che dai vari punti della casa, camere, soggiorni, bagni e cucine partono e tornano nella medesima. Questo che abbiamo qui di fronte è il dispositivo e cuore di tutto l'impianto di VMC, aria meccanica controllata. Questa tipologia qua è la tipologia centralizzata perché tutte le bocchette distribuite nell'abitazione le riportiamo qui. Questo macchinario qui aspira, preleva tutta l'aria esausta dall'appartamento e lo espelle fuori. Lo espelle fuori grazie a queste tubazioni nere e ripesca l'aria pulita e più sana, più fresca dall'esterno e la reimmette all'interno. E qui avviene la magia. La magia nel senso che grazie al flusso a incrocio, l'aria che viene espulsa all'esterno cede il calore della casa all'aria che è nuova e fresca, pulita, che viene immessa all'interno. Quindi fondamentalmente avviene un recupero di energia. Nel frattempo viene anche filtrata, grazie a questo tubo grigio, l'aria viene reimmessa nell'appartamento, nonché prima che passa dentro al deumidificatore, fondamentale per il periodo estivo. Perché? Perché all'interno c'è installata una piccola pompa di calore acqua-aria.
dove viene trattata grazie all'acqua refrigerata della nostra pompa di calore collocata all'esterno. Perché, come potete vedere, il macchinario è collegato idraulicamente e nonché viene servito da direttamente una pompa di rilancio dedicata, che è quella che ha fatto vedere prima Samuele. Ovviamente l'aria trattata ed umidificata riesce dall'umidificatore e viene distribuita dal distributore e, o se vogliamo chiamarlo, silenziatore, dove arrivano tutte le bocchette di tutto l'appartamento. Ok, spero, Samuele, di essere stato chiaro nello spiegare il funzionamento principale dell'impianto. Certo, no, per me è stato chiarissimo, spero anche per chi ci segue, in modo da capire come integrare la VMC con un sistema a pompa di calore tradizionale. In questo caso hai ben capito che ci sono due pompe di calore. Pompa di calore all'esterno per riscaldare e raffrescare la casa e una piccola pompa di calore qui dentro invece per deumidificare. Bene, se hai domande specifiche per il tuo caso, scrivile nei commenti qui sotto. Se vuoi rimanere aggiornato sul mondo delle pompe di calore, continua a seguirmi cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. A presto!